No, ma più che altro abbiamo cambiato strategia nei 5 minuti prima della partita perché abbiamo visto il riscaldamento, il campo non era, c'era molta erba, però era estremamente sconnesso, quindi i ragazzi lamentavano un po', voglio dire, sulla trasmissione della palla al rimbalzo fasullo, quindi per non rischiare di incappare in qualche uscita dal basso e magari prendere il gol, che eravamo aperti, abbiamo cercato di verticalizzare molto di più. Però come avevo detto ieri in conferenza stampa era evidente che questa sarebbe stata una partita molto tattica e probabilmente sarebbe stato deciso da un episodio. Voglio dire, non ricordo tiri in porta del Bitonto come non l'abbiamo fatti noi. Alla fine sono stati bravi loro a sbloccarlo su un calcio da fermo e poi, ripeto, su un campo come questo, con una squadra comunque forte e organizzata, è diventata difficile. Oggi un'altra grande vittoria, grande prestazione, una squadra arcigna, quadrata, forse lo spirito di Pizzulli, dei calciatori allenatori. Ma avevo chiesto questo ai ragazzi, sapevamo di incontrare una squadra un po' come noi, una squadra che metteva pressione, che faceva molta densità e quindi noi abbiamo cercato di opporre il nostro spirito, spirito che probabilmente domenica scorsa ad Altamura non era stato, ma ci poteva stare, non era stato il solito. Oggi ho chiesto una gara a Gagliard. Purtroppo quando si avvicinano le ultime partite conta anche il risultato e quindi devo dire abbiamo veramente concesso poco o nulla. Forse abbiamo sbagliato in alcune ripartenze perché l'avevamo preparata cercando di aggredirli in alcune zone del campo per poter poi trovare spazi dalla parte opposta, come era stato in due o tre volte con Turito e Padulano, potevamo andare in porta. È stato l'ultimo passaggio sbagliato che non ci ha permesso probabilmente di chiudere la partita, anche se devo dire sofferenza non c'è stata perché calcio d'angolo nel secondo tempo addirittura ne hanno avuti uno o due, non di più, quindi una squadra che deve recuperare quando non concedi praticamente manco gli angoli. Significa che sei quadrato, sei compatto. Noi abbiamo questo spirito e questo spirito lo dobbiamo avere sempre, se ce l'abbiamo sempre è difficile per tutti affrontarci. I ragazzi lo sanno, oggi mancava anche mi sembra Chicco e devo dire che Picci ha fatto una grandissima partita di sacrificio, a dimostrazione che non è solo un goleador ma sa giocare anche per la squadra e poi bene tutti, se non fai una partita perfetta non porti a casa questi 3 punti. Gianni, gli ultimi 3 gol del Bitonto portano la tua firma. Beh, su due veri, uno purtroppo un autogol che però fa male, però l'abbiamo lasciata alle spalle, per fortuna oggi è andata meglio, dai. Senti Gianni, quanto istinto ci vuole per prendere quella palla così o meno? Quanta follia? L'avevi già provato in allenamento, era uno schema perché qualcuno su diceva che fosse uno schema o è stato un qualcosa figlio della situazione? Beh no, noi le palle inattive comunque le studiamo, ognuno di noi sa dove deve attaccare. Dipende dal lato di campo in cui ci troviamo, ognuno attacca il proprio, diciamo, palo. Io mi sono trovato lì ad attaccare il primo palo e con Michele Anacleru 2 secondi prima ci siamo detti: Michele, io vado sul primo, tu vai sul secondo. La palla è arrivata sul primo, ho avuto la fortuna di prenderla bene al volo e è andata bene, dai.